ringraziato ogni momento. Santissimo e la lettera di Sant'Agostino Apostolo è un capolavoro straordinario, intensissimo, ecco, di sapienza e di profondissima spiritualità. Ecco, si sente che San Giacomo è vissuto con Gesù non soltanto nei 3 anni di vita pubblica, ma ci ha condiviso l'infanzia, l'adolescenza, quindi proprio pieno, intriso, ecco, dello Spirito del Signore. Considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prova, questo può scriverlo soltanto chi conosce molto bene e lo Spirito di Gesù e la sapienza, che poi esorta a chiedere al Signore. Sulla base di queste parole San Francesco compose il celebre aneddoto con Frate Leone della perfetta letizia, che invito a leggere insomma nei fioretti di San Francesco. Quando Frate Leone dice sempre poi cos'era perfetta letizia, e San Francesco poi giunge al paradosso: se andassi in un mio convento nella neve, col freddo, e suonassi di notte affamato, e mi dicessero i miei frati, quelli che volevano io, vattene via, tu chi sei, ti riconosce, e che se poi io, morendo di freddo, insistessi a dire per favore abbiate la carità di ospitarci, e per questo scendesse con un bel randello appuntito in mano, mi desse tante di quelle botte da lasciarmi stramazzato sulla neve, al gelo, al freddo. Scrivi, Frate Leone, che se io sopportassi tutto questo con animo lieto e con pazienza, quella è perfetta letizia. Queste sono parole di chi ha toccato, diciamo, il vertice della sapienza soprannaturale e divina. Noi che siamo molto più in basso, siamo molto più poveri, possiamo però e dobbiamo entrare nella sapienza, che è la sapienza della croce, quindi imparare a vedere tutte le cose, specialmente quelle meno positive, con occhio soprannaturale, quindi come manifestazione della volontà di Dio e del suo amore, che quando deve farci soffrire un po' lo fa per il nostro bene e perché nasca in noi quella splendida virtù, ecco, che è la pazienza, che è fondamentale per la vita serena sulla terra. La pazienza è la capacità di soffrire serenamente, ecco, tutte le forme di sofferenza che ci può presentare la vita, tutte, a partire da sopportare noi stessi i nostri difetti, sopportare chi ci sta intorno, sopportare le avversità, le contrarietà, i climi, eccetera. Noi torniamo da Fatima, dove la Madonna disse alla piccola Giacinta che la pazienza ci porta in cielo, dritti dritti. Ecco, e senza pazienza ancora la nostra vita cristiana è molto claudicante. Questa capacità di vedere le cose in maniera soprannaturale, ci ricorda San Giacomo, è la sapienza. E se noi non ce l'abbiamo, dobbiamo chiederla a Dio, dobbiamo chiedere al Signore: dacci la grazia di poter vedere le cose come le vedi tu, di poter percepire le cose nella loro retta dimensione. E bisogna chiederlo però con fede, perché questa preghiera è sempre esaudita dal Signore, no? Chiedere la sapienza non è altro che una esplicitazione del venga il tuo regno e sia santificato il tuo nome, soprattutto perché se non abbiamo questa sapienza, santi, non ce ne dimentichiamo. E quindi quando la nostra preghiera, una richiesta che noi facciamo a Dio, dicono i Santi Padri, è conforme alle sete del Padre nostro, non dobbiamo dubitare, quella preghiera certamente sarà esaudita. Però San Giacomo ci ricorda che non deve pensare di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Gesù ci dona tutto, purché glielo chiediamo con fede, dandogli gloria, quindi nella certezza che lui è buono e non può far mancare ai suoi figli le cose necessarie alla loro santificazione. Un altro tema affronta San Giacomo, che è contiguo a quello della prova, che è quello della tentazione. La tentazione è una componente fondamentale della vita cristiana. Non possiamo noi fare finta che le tentazioni non ci siano, oppure pensare
che non saremo mai tentati. Ecco, e siamo tentati. E San Giacomo ci dice innanzitutto che nessuno è tentato da Dio, cioè che le parole del Padre nostro non ci indurre in tentazione, correttamente interpretate, no? Quindi non è che Dio tenta nessuno. Noi chiediamo al Signore che tenga per quanto possibile lontano le tentazioni e ci aiuti ad affrontarle e a vincerle con questa richiesta. Ecco, però San Giacomo ci ricorda anche che prima di scomodare il demonio, che per la verità purtroppo tenta, ma lui scende in campo in prima persona quando le persone cominciano ad essere un pochino avanti nella vita interiore, quindi cominciano ad essere un po' pericolose per lui, perché prima si serve di cose ben più basse e che purtroppo tengono in schiavitù molti uomini: la concupiscenza. La concupiscenza è quella tensione, quella propensione verso il male che purtroppo ci portiamo dietro col peccato originale, in particolare verso tutto ciò che annetta disordinatamente i sensi. E non c'è vita cristiana se non abbiamo imparato la realtà di questo nemico interno che noi abbiamo e la necessità che abbiamo di imparare a conoscerlo, riconoscerlo, combatterlo e vincerlo. Perché se la conoscenza non si contrasta, dice San Giacomo, che concepisce il genere del peccato e il peccato quando è consumato produce la morte. È l'unica cosa da cui veramente dobbiamo stare lontani e che dobbiamo santamente temere: il peccato. San Giacomo ci ricorda anche una cosa molto bella, che ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto, da questo nostro grande Dio che è il fondamento della nostra vita interiore, della nostra stabilità, in cui non c'è ombra di cambiamento, nel senso che Dio è fermo, è radicato nel bene che è e che sempre fa a tutti i suoi figli. Ecco. E poi affronta uno dei temi che vedremo nelle prossime adorazioni molto approfondito da San Giacomo in maniera molto dettagliata, diciamo così, che è quello del come reagiamo specialmente con le parole. Sia ognuno pronto ad ascoltare e lento a parlare. Questa è una bella esortazione che dovremmo spesso tenere presente. C'era qualche saggio dell'antichità che diceva queste parole: mi sono sempre pentito, quasi sempre pentito di aver parlato, quasi mai di aver taciuto. Con la nostra lingua, lo sentiremo nelle prossime adorazioni, è una risorsa preziosa. Però il nostro Signore ci ha messo due porte di chiusura, una sono le labbra e una sono i denti, diceva il Maestro, sono doppia mandata, perché è un grande dono ma può diventare un grande problema. E quando poi ci accendiamo di ira e cominciamo a sproloquiare, quindi non più a parlare, può succedere di tutto, dalle cose più gravi, tipo le bestemmie, tipo i turpiloqui, a quelle che gli seguono immediatamente dietro, che sono insulti, offese al prossimo, oppure le grida, oppure le partacce, come le chiamiamo, le maldicenze, e di tutto, insomma. Dobbiamo ricordare che dire un vizio capitale, e questa è una raccomandazione di tutti i maestri di spirito: quando sei arrabbiato devi fare solo una cosa, non aprire bocca e cercare di darti la calmata. Questo è un consiglio che dobbiamo, io per primo, tutti quanti sempre avere presente: mai fare qualunque minima azione, qualunque minimo gesto quando sentiamo non solo l'ira, proprio l'ira conclamata, quindi che siamo arrabbiati, ma anche, perché un pochino più avanti nel cammino, quando ci sentiamo interiormente alterati, turbati. Niente,
Il nostro Dio parla nella pace, ed è il Dio della pace. Quindi quando le acque sono agitate, non riusciamo a discernere la voce di Dio e la sua volontà. E quindi dobbiamo stare buoni, dobbiamo aspettare che torni il sereno e torni la calma. Ecco, poi San Giacomo riprende questo discorso dopo una piccola parentesi, dicendo una cosa molto forte, che se qualcuno pensa di essere religioso, ecco, quindi di avere una buona vita di fede, ma non frena la lingua, ripeto, questo è un tema a lui caro, e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Il controllo della lingua è più importante di quanto pensiamo. C'è stato un santo sacerdote, morto in concetto di santità, mi dovrei ritrovarlo in giro qualche libretto per metterlo nel box della buona stampa o farli arrivare, che scrisse un opuscoletto molto formativo, si chiama I peccati di lingua. Pensate che dentro quel libretto c'erano almeno 13 specie di peccati differenti, se non ricordo male. C'era la bestemmia, il turpiloquio, poi il giudizio, la calunnia, la maldicenza, la mormorazione, la bugia, quindi spiegando ogni singolo, e non erano tutti, diciamo, erano le principali. Il Signore ci aiuti ad essere attenti a questa dimensione. E poi un altro tema caro, che questo ritroveremo nel primo capitolo di San Giacomo, ma sembra quasi una presentazione di tutti quanti i temi che poi approfondisce nella lettera, che è quello della pratica. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi. È bellissima questa immagine che usa. Se uno ascolta soltanto e lo mette in pratica, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica come era. Ecco, le parole che noi ascoltiamo, la parola di Gesù, la parola di Dio, che è sempre, deve essere l'alimento principale della nostra fede. E qui, ai tempi di San Giacomo, il problema era chi ascoltava e non metteva in pratica. Oggi sono un po' più gravi, un po' più ampi i problemi, perché oggi è già un miracolo che c'è qualcuno che ascolta, quindi bisogna ringraziare il Signore già se ha qualche fedele, per tante motivazioni, soprattutto per l'azione della grazia, e ha la voglia di ascoltarlo il Signore, che c'è questo miracolo. E quindi rallegriamoci se ci è venuto il desiderio di ascoltare il Signore, ecco, e capite, in un contesto differente da quello antico come il nostro. San Giacomo parla in un contesto triso di religiosità, no? Sia quelli che erano ancora ebrei, sia quelli che si erano convertiti, avevano comunque una vita religiosa intensissima, assolutamente inimmaginabile per molti di noi, no? Quindi dobbiamo molto rallegrarci se abbiamo il desiderio di ascoltarlo il Signore. Dobbiamo chiaramente entrare nell'ottica che l'ascolto deve essere sempre fecondo, tenendo anche presente che i cambiamenti in noi avvengono piano piano, avvengono gradualmente. Quindi se abbiamo maturato l'importanza di ascoltarlo il Signore, se abbiamo questo desiderio, dobbiamo già ringraziare Dio e coltivarlo. Certo, noi siamo in grado ovviamente di comprenderlo quando l'ascolto diventa sterile, specie di mera formazione intellettuale, oppure non lo so, ascoltare, ecco, qualcuno perché predica bene, per la bellezza di quello che dice, ma senza, ecco, poi essere attento a cogliere il cuore della parola di Dio e lasciare che dentro di noi e trasformi la nostra vita. E infine San Giacomo fa un piccolo cenno a un altro tema che gli è molto caro, che è l'attenzione agli ultimi della società, lo soccorre degli orfani e le vedove in loro afflizioni, e conservarsi pure da questo mondo. Questo è un altro aspetto che per noi si è enormemente complicato,
Ecco, perché oggi purtroppo il mondo, sappiamo bene, è corrotto, ed è corrotto non in qualcuna delle sue persone, ma è corrotto proprio nella maggioranza, no? Ai noi, ecco, dei nostri cari fratelli e sorelle. È un mondo che per certi aspetti ha rinnegato la fede e il Vangelo con un atto positivo, proprio di dire basta, non vogliamo sapere più niente, non vogliamo che Dio entri nelle leggi, non vogliamo che Dio entri nei parlamenti, non vogliamo che Dio entri nelle scuole, non vogliamo da nessuna parte. Quindi noi siamo di necessità, viviamo nel mondo, siamo immersi in questo mondo, e quindi conservarsi fuori da questo mondo, figlioli miei cari, purtroppo ci ha toccato da nascere in questo tempo, esige una fatica e uno sforzo non indifferente. E qui poi c'è tutto quanto il discorso di molti fedeli, e questa esperienza che molte persone che poi si avvicinano fanno, che purtroppo si trovano ubriacati da questo spirito del mondo e non se ne rendono conto, magari sono anche vicini, vicino alla fede, e fanno oggettivamente delle cose che davanti a Gesù certamente non vanno bene, sono disordinate, ma senza appunto rendersene minimamente conto, perché vivendo sempre in un ambiente che fate in un certo modo, che ti passa come normali tanti comportamenti, è evidente che la nostra coscienza ne è influenzata, non ne è esente. Quindi questa operazione della purificazione, ecco, dal mondo, che è un'operazione a volte dolorosa, purtroppo in questo nostro tempo è quanto mai necessaria. Ecco, con calma ovviamente chiediamo sempre a Gesù che in tutto ci guidi, ci illumini e ci aiuti, ecco, rimanendo sempre nella pace, ecco, nella fede, nella speranza, sapendo che i nostri processi di crescita spirituale, così come la crescita umana, cammina sempre lentamente, per tappe graduali. L'importante è stare in movimento, stare in cammino, quindi quello che il Signore ci chiede adesso di assecondarlo, di cooperare con la sua grazia, nella certezza che mano a mano che le sue sollecitazioni entrano nel nostro cuore, se ci troviamo ben disposti, certamente avranno una risposta positiva di pratica, e noi cresceremo di pari passo con la crescita delle grazie che il Signore continuerà a farci, quanto meglio e quanto più utilizziamo quelle che già ci sta facendo. Ci ha dato, donato e ringraziato ogni momento. Grazie, Signore.